Allora, diciamo che per parlare dei 5 astri di saggezza e dei loro 5 animali, che probabilmente sono frutti di diavolo, e poi su quella cosa ci torniamo, bisogna fare una enorme premessa, una cosa che forse troppe volte in live ho dato per scontato, ma che a questo punto è giusto precisare, ecco, altrimenti non ci capiamo poi del tutto nel discorso. È importante capire come Oda sceneggia tendenzialmente le cose mitologiche. E ci sono due grandi questioni, infatti, da trattare prima di affrontare i veri frutti, i veri poteri degli astri saggezza. Elemento 1 è, per esempio, il fatto che la figura di Joy Boy che Oda inserisce nell'opera è legata a una specifica figura mitologica che però non esiste in realtà. Come abbiamo visto attraverso anche la grande ricerca, il grande lavoro che ha fatto Vittorio di Mitologicamente Grivit, la figura mitologica di Joy Boy, cui Oda ha letteralmente attinto in toto, è presente in un libro molto specifico che in realtà non ha nessuna fonte, non ha una bibliografia accreditata, quindi è quasi come dire che le informazioni contenute in questo libro sono inventate dall'autore stesso. E ne sappiamo che Oda si è ispirato a quella figura non solo perché è l'unico riferimento a questo tamburo della liberazione, a Joy Boy, al dio del sole, eccetera, eccetera, cioè torna tutto con quella figura di quel libro, ma anche perché all'interno dell'opera One Piece, in concomitanza con l'introduzione di Joy Boy, ci sono un sacco di cose che ho inserito presenti in quel libro mitologico e solo in quel libro là, che più che appunto libro di mitologia, direi a questo punto essere un libro di fantasia. Però non è questo il punto, non è importante la veridicità mitologica delle fonti di ispirazione di Oda, il punto è capire da dove Oda attinge e come attinge quindi nel suo processo di sviluppo. Noi sappiamo che Oda per molti elementi anche di macro trama della sua opera si è ispirato al romanzo o comunque alla raccolta di racconti Enciclopedia delle cose che non sono mai esistite scritto da Michael Page e Robert Ingpen. Il punto quindi è capire anche magari attraverso la lettura di quel libro cosa c'è o non c'è a livello di eventuali anche possibili futuri riferimenti. Ma ciò che interessa a noi in questo esatto momento è proprio il fatto che Oda per le creature mitologiche della sua opera non si affida totalmente a creature realmente esistenti nel folklore di qualche cultura. Può anche tutto nascere da leggo un libro, anche se avviene delle inesattezze, mi piace quello che leggo e lo inserisco, perché essendo il mondo di Oda un mondo fantasy, ci può letteralmente inserire quello che vuole. Non è un trattato di mitologia, è una storia fantasy, può fare quello che gli pare. La seconda premessa, e poi andiamo ad affrontare l'argomento vero e proprio, è il termine yokai che ci serve per capire poi il percorso mentale che ha anche fatto Ichiro Oda. Perché yokai per un giapponese, a differenza che per un italiano come nel nostro caso, è una qualunque creatura di stampo soprannaturale che ha dei fini malvagi nei confronti dell'umanità, che derivi da un oggetto che poi prende vita, un animale che riesce ad assumere determinate capacità appunto magiche. Non importa la natura della creatura mitologica, della creatura soprannaturale, ma fin tanto che è malvagia, malefico, identificabile come tale, indipendentemente che nasca nel folklore giapponese o nel folklore, che ne so, francese, per un giapponese è uno yokai, proprio linguisticamente parlando. Questo cosa vuol dire? Che in realtà tutti gli astri di saggezza, indipendentemente dall'origine mitologica del nostro mondo, per un lettore giapponese sono definibili yokai, e questa cosa ci torna comoda per capire poi la costruzione di Oda e il perché ci sono determinate sfumature di lemmi, se vogliamo, all'interno dell'opera stessa One Piece, soprattutto nei confronti di quello che Sabo dice poi, tra l'altro, ma ripeto, un passo alla volta, era doveroso fare questa precisazione però all'inizio, altrimenti poi non ci si capisce più niente. Quindi, questo per dire cosa? Che da qua in avanti li chiamerò probabilmente yokai. Non è riferimento a creatura che nasce nel folklore giapponese, ma in quanto considerazione che i giapponesi fanno delle creature sovrannaturali malvagie. E si può dire tutto, ma non credo che i 5 assi di saggezza, per come li abbiamo visti, possano essere definibili creature benigne, volte al bene. Vengono pure definite infernali, demoniache a più riprese all'interno dell'opera, quindi è chiaro che dal loro punto di vista, a livello di personaggi, sono personaggi malvagi, per cui sono yokai. Benissimo, primo grande viaggio da affrontare parlando di Gorosei è la questione del pentacolo che li evoca, perché in realtà la forma che assume il pentacolo, oltre a eventuali strani numeri scritti dentro che potrebbero essere ognuno col proprio numero, dico potrebbero perché in realtà cioè, sono talmente piccoli, potrebbe essere qualunque roba,
uno ci può vedere quello che vuole. Facciamo finta che siano numeri, quindi che ogni pentacolo abbia il suo numero di riferimento e quindi che ogni asse di saggezza abbia un numero di riferimento. Un'informazione che a noi al momento non serve a niente, però diciamolo per completezza. Comunque, i pentacoli non sono sempre e comunque un elemento mitologico occidentale legato a Satana. Noi chiaramente l'abbiamo pensato come tale perché siamo italiani e a quello ci porta il nostro immaginario. Ma in realtà quel pentacolo può tranquillamente essere legato a un elemento pentacolare della filosofia cinese. Uno schema concettuale quintuplice che in realtà abbiamo già affrontato più volte in questo canale parlando di One Piece. E quindi Oda mi viene da pensare che sia molto legato a quella filosofia cinese, nello specifico, che è il Wuxing. E credo che i veterani del canale stia già venendo in mente qualcosina nominando il Wuxing. Comunque, di base, che cos'è questo Wuxing? Super in sintesi. Il Wuxing, che viene chiamato anche le cinque fasi, è un concetto tipico della cultura cinese che viene utilizzato poi in svariati campi della cultura, dalla medicina tradizionale alle arti marziali. Considerate che questa corrente di pensiero ruota proprio intorno al concetto di cinque, al concetto di pentacolo. Perché ci sono cinque animali, cinque elementi della natura, cinque elementi anatomici, cinque bestie astrologiche, le cinque stagioni, i cinque cicli vitali, tutto legato al numero 5. Tra l'altro, la corrente del Wuxing è una cosa che abbiamo anche spesso affrontato parlando proprio di Gorosei, perché è una cosa molto legata a quei personaggi, e tra l'altro è anche molto legata al potere di Nika, se vi ricordate il vecchio approfondimento su Nika e sulla filosofia del Wuxing inserita all'interno dei power-up di Nika. Il Wuxing alle origini, proprio all'idea primigenia come corrente filosofica, si riferiva, pensate un po', ai pianeti. E non a pianeti casuali, ma esattamente i vecchi pianeti, quelli per l'appunto da cui originano anche i nomi dei cinque assi di saggezza. E per molti di questi pianeti, in realtà poi l'animale rappresentativo, in effetti, è legato al mostro mitologico incarnato dell'assi di saggezza. Perché Saturno, quindi Saturn, è un bue, e ne sappiamo che l'uscioni, il Gyuki, è praticamente un animale mitologico che ha le zampe da ragno, ma poi la testa da bue. Infatti c'è pure le corna, che voglio dire, l'animale è quello, è il bue. Marte è un uccello, e il nostro Mars ha l'Itsumade, un uccello mitologico. Mercurio ha il maiale, e Mercury ha il cinghiale. Gli unici due animali che non tornano secondo questo schema sono, anche curiosamente, perché poi è da capire quanto è un caso o quanto sia in realtà una scelta voluta, i due animali mitologici non legati alla cultura cino-giapponese. Perché, stando al Wuxing, Giupiter, quindi Giove, sarebbe legato alla pecora, mentre noi abbiamo visto essere un vermone, e Venus Giuro, cioè Venere, dovrebbe essere legato a un cane, però noi abbiamo visto essere un cavallo. Poi io continuo a dire, e probabilmente continuerò a rimarcarlo più volte, è evidente che Oda attinge da determinate cose mitologiche, poi le rimescola come gli pare piace, però la fonte di ispirazione è alquanto evidente. Considerate che addirittura, come dicevamo, è tutto legato al numero 5, a ciò che ruota intorno, quindi ci sono anche i 5 colori primari secondo il sistema di colorazione cinese, e quei 5 colori sono disposti in uno schema che ricorda tantissimo la bandiera del governo mondiale, con 4 vertici in base ai punti cardinali e il colore centrale, che è un po' quello che li racchiude, che sarebbe tra l'altro il Gorosei pelato, che presumo, avendo la spada e vista anche la figura che incarna a livello di rimando di character design, dovrebbe essere un po' la figura più capa tra i 5. Infatti secondo me poi tra l'altro è anche il più forte dei 5. Non solo perché c'ha la spada e quindi avversario di Zoro, con la Shodai Kitetsu, vista la guardia, l'Elsa e tutte le cose che riguardano quella spada, dai, è palesemente la Shodai Kitetsu, che è la spada di ultimo livello che Zoro sta cercando, palesemente. Dai, quello è il più forte, e ripeto, si crea a livello di colori, di schema di colori, oltre che il pentacolo che dicevamo prima, che è il cerchio magico che li evoca, ma anche la bandiera del governo mondiale. Ma parliamo dell'elefante nella stanza, cioè perché per me sono frutti, anche se nel capitolo non c'è la targhetta con nome del frutto? Beh, in realtà, seppur molti articoli che ho letto recitavano il fatto che in realtà è la prima volta nell'opera One Piece che Oda inserisce uno Zoan senza dire il nome del frutto, non è vero, non è per niente vero, è successo più volte, ed è successo per esempio con Kaido, un altro Zoan mitologico. Quando compare Kaido, sia la prima volta che lo vediamo in forma umana, sia la prima volta che lo vediamo in forma trasformata, c'è la targhetta con scritto Kaido, ma non c'è
il nome del frutto. Il nome del frutto di Kaido, sapete dove l'abbiamo letto? Non nel manga, ce l'ha detto nell'SBS. Quindi noi in realtà, se prendiamo il manga e non leggiamo l'SBS, non sappiamo qual è il frutto di Kaido. Non lo sappiamo perché non è mai scritto. Ed è comunque il frutto che ha anche Momonosuke, ma non viene mai scritto. Quindi il fatto che non venga precisato che hanno lo zoo mitologico Vatte la pesca modello Gyuki non indica non siano fruttati. Perché, ripeto, questa cosa l'ha fatta anche a Wano Kuni col personaggio di Kaido. Infatti all'epoca io avevo fatto un ragionamento letteralmente identico al vostro attuale, in cui dicevo che però appunto per me Kaido non fosse fruttato perché Oda non aveva inserito la targhetta col frutto. Però mi ha fregato. Cioè io ero convinto che sarebbe andata così, perché appunto ha sempre messo la targhetta, a sto giro non c'è la targhetta, vuol dire che non è uno fruttato, avrà una modifica genetica per cui si trasforma in un drago, ma non ha il frutto del drago. E invece ha il frutto del drago. Semplicemente Oda non l'ha inserito nel capitolo per qualche motivo a noi ancora ignoto. Per cui non ho voglia di commettere lo stesso errore due volte, hanno il fumo del risveglio, esattamente come Kaido, non c'è scritta la targhetta, ma si comportano come Zoan, hanno le tre forme, umano, ibrida e quella trasformata completa, saranno fruttati Zoan. In realtà se proprio vogliamo star lì a valutare determinati messaggi attraverso la targhetta con il mancato nome del frutto, potremmo dire che proprio esattamente come Kaido e proprio come con il frutto di Yamato, la targhetta con la presentazione del personaggio ha una struttura proprio di composizione a livello di disegno che è come se tutti questi qua fossero dei frutti mitologici legati in qualche modo a Wano Kuni. A Wano Kuni, al passato del secolo vuoto, a qualcosa che noi ancora non sappiamo. Quindi al massimo mi aspetterei in futuro nell'opera di scoprire che c'erano tot frutti, reputati frutti divini, e che per X motivo poi la storia ha cambiato il nome, li ha modificati a livello di narrazione, il governo ha cercato di nasconderlo, così come il frutto di Nika, insomma, che da Ito Ito modello Nika diventa Gomu Gomu, no? Cioè queste cose qua, per capirci. Anche perché poi, per esempio, ripeto, nella targhetta di Yamato e nei dialoghi con Yamato ci viene detto che il suo frutto fosse il dio protettore di Wano Kuni. Quindi c'è questa cosa dei frutti Zoan legati a divinità. Ha senso, quindi, a questo punto, che vista la cosa della targhetta che lega Kaido con la sua saggezza, si è legato però appunto a qualcosa che fonda le radici nel passato di Wano Kuni e quindi nel passato del mondo di One Piece e del secolo vuoto. Al massimo me lo spiegherei così, ecco. Guardate, per amore di completezza vi faccio anche un resoconto dei 5 mostroni mitologici con più o meno le caratteristiche base che comunque sicuramente avete già visto, letto, visionato, fruito in altri canali YouTube, in altri siti. Però facciamo un riassunto per chi eventualmente non ha proprio alba di queste creature mitologiche e poi passiamo a quello che secondo me è il vero punto interessante della questione. Allora, abbiamo detto che Saturn è un Gyuki, anche detto Ushioni, praticamente il bue orco. Zampe da ragno, corpo da bue, a volte appunto anche il volto umano, motivo per cui Saturn anche nella forma animale completa ha il suo testone con le corna del bue e le zampe da ragno, perché nel mito, nel folklore giapponese ci sono varie storie legate appunto alla figura dell'Ushioni e del Gyuki, quindi ci sono varie differenze in base poi alle prefetture di riferimento. La cosa che a me più affascina di questo personaggio è capire per l'appunto qual è la storia di origine nella testa di Chiroda, chiaramente, visto che ha il potere del veleno, visto anche il suo essere quasi come dire ancorato al concetto di spiaggia, mi verrebbe da legarlo a quella serie di, definiamoli, mostri marini, si può ripetere, non sia del mare ma della spiaggia, della prefettura di Shimane. Quindi Saturn è legato comunque al mare in un certo qual modo, tenete questa cosa a mente. Il nostro Venus Juru è un Bakotsu, un cavallo dell'inferno, praticamente un cavallo che muore malissimo, bruciato a causa di un incendio, e torna in vita, torna nel nostro mondo in cerca di vendetta. La sua caratteristica principale è quindi quella di tornare dal regno dell'inferno. Non a caso possiede un potere che è quello del ghiaccio, molto simile a quello per esempio che ha Brook. D'altronde Brook ha il potere inferno-inferno, quindi riesce a incanalare il potere del ghiaccio dell'inferno, e questo qui, essendo un cavallo che torna dal regno dell'inferno, a sua volta riesce a utilizzare il ghiaccio demoniaco. Tra l'altro, esattamente come Brook, è velocissimo. Cioè, di Brook ci viene detto che sia estremamente veloce perché in quanto scheletro pesa poco, è leggero, è solo ossa, non ha muscoli,
non ha tutti gli organi, no? Quindi di base corre velocissimo e riesce ad affettare il nemico a una velocità tale per cui nemmeno l'avversario che è stato infilzato si accorge di essere stato infilzato. E essendo lui un cavallo scheletro, Oda si è giocato più o meno le stesse carte, che crea un bel parallelismo con Brook. Quindi ti verrebbe, no, anche da pensare, cavolo, è uno spadaccino scheletro, sarà l'avversario dello spadaccino scheletro, diciamo, protagonista, no? Però poi Oda ti inserisce appunto questa cosa della spada che con molta probabilità è la Shodai Kitetsu, quindi delle tre spade Kitetsu, delle tre lame maledette Kitetsu, di cui Zoro ha la più scarsa, lui ha la più forte. Abbiamo visto anche la Nidai, che è quella media come livello di potenza, Wano Kuni è quella che Luffy a una certa prende e gioca con quella spada all'inizio di Wano Kuni, ecco, di quella serie di lame là, lui, per come è disegnata la spada, proprio a livello di design di lama, è una Shodai Kitetsu, quindi spada di suprema fattura a livello più alto, serie delle lame maledette, di cui anche Zoro è possessore. Insomma, ti fa pensare poi, però cavolo, va bene che ha questo parallelismo con Brook, però parrebbe anche essere l'avversario perfetto per Zoro, considerando che tra l'altro, Zoro si definisce il re degli inferi, possiede una spada che si chiama Enma, che sì, chiaro, era di Oden e quindi per noi è importante per quel motivo là, ma poi in realtà il nome stesso della lama fa riferimento al guardiano e custode degli inferi. Zoro riesce a controllare il fuoco, utilizza attacchi legati sempre all'inferno buddista, quindi ci può anche stare quella cosa là. Quindi Oda gioca molto con questa costruzione perché ti mette in quanto lettore un po' il dubbio, cioè ti fa dire, cavolo, ma questo è un avversario per Zoro o un avversario per Brook? Potrebbe essere per entrambi, però sai, cioè, queste sono le costruzioni che a me personalmente piacciono, perché ti fa un po' dubitare. Per me rimane Zoro, però un po' ti fa dubitare. Poi abbiamo Jupiter con il Verramone delle Sabbie. Verramone delle Sabbie che, anche per come è scritto in kanji, ti fa ricordare chiaramente una creatura di stampo occidentale a cui, per esempio, anche l'autore dei romanzi di Dune si è ispirato, perché è una roba che esiste da tantissimi decenni. Quindi appunto preesiste anche i libri di Dune stessi. Però poi c'è da considerare che comunque Verramoni delle Sabbie nella cultura giapponese ci sono, esistono. Chiaro, ripeto, il nome che ho dato al vermone è un evidente, no, rimando a quel vermone occidentale. Però comunque nella cultura giapponese vermoni, yokai malvagi di quel tipo ci sono. Tra l'altro sono vermoni legati, pensate un po', alle spiagge. Sono i vermi della sabbia. La sabbia in Giappone la trovi nella spiaggia. Quindi la spiaggia che torna. Ripeto, tenete a mente questa cosa. Tra l'altro mi piace molto perché nel concetto giapponese di verme in realtà si fa sempre riferimento a queste creature come se fossero tipo dei draghi. Quindi sì, è un verme, ma per certi versi, secondo determinate assurde concezioni molto lontane da noi, molto lontane dalla nostra logica, Oda potrebbe trattare questo frutto tranquillamente come se fosse un drago. Quindi anche lì, occhio, perché drago legato alla spiaggia. Seppur comunque, come dicevamo a inizio del discorso, Jupiter dovrebbe essere legato a una pecora, quindi cosa c'entra una pecora con il vermone? Anche qui in realtà si può trovare il collegamento, perché il nome del personaggio non è solo Jupiter, ma c'è anche Shepard, che evidentemente si può legare alla pecora, perché Shepard uguale pastore, quindi un po' volendo trovare il rimando, se lo si può anche... Cioè io lo ti dico da prendere con le pinze, però... Cioè, per completezza di discorso lo possiamo trovare. Poi, per carità, se in forma ibrida mi diventa tipo a quattro zampe, visto che è un verme pieno di pallinetti sulla schiena, magari quelli sembrano cose di cotone, magari sembra anche una, non lo so, cioè proprio serve follia, quella follia alla Oda che forse mi piacerebbe anche, però è proprio cercare veramente lago nel pagliaccio, è un disagio, cioè, non so, siamo a livelli, ci vola alto, però per completezza di nuovo io vi dico tutto, però prendetelo con le pinze. Mars poi, come è scritto anche la targhetta, è un Itsumade, quindi questo uccello terrificante della cultura giapponese. La cosa che un po' mi lascia perplesso, ma probabilmente poi servirà la forma ibrida, è che l'Itsumade tecnicamente ha il volto umano, infatti è inquietante, è uncanny per quel motivo là, è disturbante proprio, come figura, come uccello mitologico è disturbante, grottesco vedendolo, mentre il pennuto dei Gorosei
è un pennuto, stop, non ha quel piglio, no, strano, cosa che invece per esempio ha Saturn nella sua versione Yuki. Quindi magari la forma ibrida, no, rimane un piccione, però con la faccia di Mars, quindi potrebbe risultare abbastanza disturbante. Anche perché la cosa che più mi fa sorridere in tutto ciò, quindi per questo credo succederà questa cosa, l'Itsumade, se noi guardiamo le rappresentazioni, è un uccello che ha la faccia umana con i baffi e Mars ha i baffoni. Quindi io temo, vedremo per l'appunto letteralmente, sto uccellaccio con i baffoni nella forma ibrida. Cioè io me la, cioè a questo punto me la aspetto, ripeto, è sempre quella follia alla Oda che però è, cioè è così alla Oda che può essere, capito? Può essere. L'ultimo che ci rimane a trattare è Mercury, questo cinghialone a quattro zanne che deriva dalla cultura cinese, più o meno, perché Oda l'ha chiamato Hoki, che è il nome giapponese, ma in originale sarebbe Feng Shi, credo si pronunci così. L'aspetto più interessante di questo cinghialone è che tecnicamente viene ritenuto essere il dio della pioggia, che è una delle divinità nominate a Skypiea. Una delle divinità nominate a Skypiea. Esattamente come il dio del sole. Per quello dico che inizio a sospettare che tutti questi qui siano degli Zoan legati appunto al secolo vuoto, a qualche credo che si è poi creato all'interno dello stesso mondo di One Piece nel corso dei secoli. Così come è nato il culto di Nika, è nato il culto del dio del sole, del dio della pioggia, che dovrebbe essere Hoki, il dio protettore di Wano, che è il frutto di Yamato, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono questi Zoan mitologici particolari. Secondo me andiamo a parlare là, dai, dobbiamo andare a parlare lì. Sta dando troppa importanza agli Zoan. In un mondo narrativo come quello di One Piece, in cui ci sono un sacco di isole, un solo continente in cui si staglia il sovrano nascosto del mondo, ci sono questi frutti mitologici tutti legati alla spiaggia, legati al potere della pioggia, legati quindi al mare. Porca miseria, porca miseria. È come se fossero appunto gli ultimi guardiani in difesa sulla costa che proteggono il fortino centrale, no? Il castello Pangea in cui vive Im. Cioè a me viene in mente veramente questa cosa qua. Poi tra l'altro, come viene ripetuto nell'opera, sono yokai, quindi creature maligne, sono legate al mondo degli inferi. Sabori ritiene un inferno questo mondo qua, come vi ho già detto nell'apposito video che è uscito in tempi non sospetti, anzi manco si sapevano che frutti avevano. Vi avevo detto che per me, con molta probabilità, Im aveva lo Zoan del dio degli inferi. Im avrebbe senso fosse tipo Shuten Doji, il re dei demoni, il re di tutti questi demoni, di tutte queste creature infernali che sono gli assi di saggezza. Anche perché, se prendiamo per buone a spanne le proporzioni viste nel capitolo 1085 di One Piece, Im trasformato è molto più grosso rispetto agli assi di saggezza. Gli assi di saggezza sono già belli grossi, cosa che funziona sempre una regola interna dell'opera, dove più il personaggio è forte, più è grande. Pensate alla differenza di altezza che c'è tra un Ruffy di inizio opera e un ammiraglio, come se fosse tipo una proporzione gerarchica dell'arte medievale, ok? Quindi più il personaggio è importante, più diventa grande. Kaido alto 8 metri, questi qui sono ancora più grandi di Kaido. La stessa saggezza Im è ancora più grande della stessa saggezza, perché è ancora più forte, è il nemico finale, eccetera, eccetera. E avrebbe senso che appunto fosse, ripeto, per come è l'ombra della silhouette di Im, considerando la cultura giapponese, considerando la figura del re dei demoni, rimando a Shuten Doji, diciamo che viene sempre più forte, cioè prende sempre più concretezza. Per cui basta, io mi fermo qui con i discorsi per questa live, anche perché poi ne voglio organizzare una con Vittorio. Allora, io ho già chiesto a Vittorio di farci un video, che è Vittorio in vacanza, quando Vittorio torna alle vacanze gli ho detto che deve fare un video sui Gorosei. Dopo che fa quel video ci facciamo una live insieme e ne parliamo un po' meglio, anche perché stiamo parlando da un'ora e mezza su questo argomento, non ce la faccio più. Quindi basta per oggi, basta sti saggezza. Però io vi ho dato un'infarinatura, vi ho dato proprio un'infarinatura, cioè un'ora e mezza che parlo e vi ho dato le basi del discorso. Cioè, pensate, follia. Cioè dovrei fare una maratona live per dirvi tutto quello che ho in testa in questo momento. O se no tipo un altro video da 90 minuti tipo teoria definitiva. Muoio.